Buonasera, benvenuti e ben ritrovati a Capitani Coraggiosi. Allora, l'industria culturale dove va nel nostro paese e soprattutto che numeri riesce a fare? Possiamo vivere, potremmo vivere in una prospettiva futura di cultura? Potremmo dare gas, utilizzando un termine dei motori, a quella macchina estremamente importante che produce cultura, che mostra quotidianamente a tutto il mondo i beni artistici e culturali del nostro paese. Partiamo stasera da un'esperienza importante, possiamo dire virtuosa, perché è anche una forma particolare di partnership e di lavoro, e cioè l'esperienza fatta in questi anni da Palazzo Strozzi. Palazzo Strozzi nella accezione della sua fondazione e nell'esperienza dell'associazione partner di Palazzo Strozzi. Due mondi che compongono poi questa realtà culturale estremamente importante del nostro territorio e che andremo un po' a narrare. Il biglietto da visita di stasera, e ce lo darà tra poco il direttore, sono le oltre 170.000 presenze di una mostra che ha fatto, possiamo dire, un pezzettino di storia importante della nostra città di Firenze, ma più in generale della Toscana. Cioè 170.000 visitatori, e si è conclusa da poco, bellezza divina, tra Van Gogh, Chagall e Fontana, Palazzo Strozzi. Allora, buonasera e benvenuto ad Arturo Galansino, che è il direttore della Fondazione Palazzo Strozzi. Buonasera Francesco, buonasera. Benvenuto. Grazie. Ci fa piacere, perché poi ora do anche un dato anagrafico su di lei. Io do del lei, mi perdoni. In realtà ci diamo del tu. Se però, lei, ha ragione. Se lei mi dà del tu, però io sono felice. Pino Di Blasio, compagno d'avventura, collega del Dammi del tu se vuoi, non c'è problema. Del voi? Vabbè. Vorrei dare del voi, ma do del lei a chi è in collegamento, e cioè Carlo Ceccarelli, che è il segretario dell'associazione partner di Palazzo Strozzi, è in collegamento, lo vediamo, proprio dalla lounge degli APPS, questo è l'acronimo. Caro Carlo, buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti voi, grazie, grazie. Allora, come vedete, tanti ospiti, tante storie, tanti eventi da raccontare. 38 anni, Arturo Galansino ha girato il mondo. Lo possiamo dire, perché io leggevo un po' il curriculum del direttore, e qui stiamo parlando del Louvre di Parigi, la National Gallery, la Royal Academy di Londra, e poi alla fine si torna a casa. Il presidente della Fondazione Strozzi, Binismaghi, ha detto: qui la strada l'abbiamo fatta al contrario, è un cervello che è tornato. La possiamo definire così, direttore? Sì, diciamo che è una le definizioni più correnti, no? Per quanto riguarda i percorsi delle persone più o meno della mia età, che spesso, forse non abbastanza spesso, decidono di tornare nel nostro paese a lavorare dopo aver accumulato qualche esperienza all'estero. Per quanto mi riguarda, l'esperienza di Palazzo Strozzi, la proposta di Palazzo Strozzi aveva rivestito ai miei occhi un'occasione piuttosto importante, proprio per poter tornare al mio paese con un bagaglio di esperienze, poter in un certo senso contribuire a un rinnovamento, che è quello proprio del mondo culturale di cui tu, anzi lei, faceva prima accenno nell'introduzione alla trasmissione. Quindi mi pareva già un gesto, una sfida, quella di assumere una persona che aveva 38 anni alla direzione di un'istituzione così importante, che diciamo così ha suscitato il mio interesse, il mio rispetto, quindi questa idea di Palazzo Strozzi come un challenger, no? Sempre pronto a provare nuove strade, nuove sfide, con un entusiasmo, una sperimentalità notevoli. Allora, abbiamo capito che l'estero non gli manca, io vi faccio vedere la scheda e poi torno a raccontare Palazzo Strozzi. Sono stati anni di ascesa per Palazzo Strozzi, diventato un'importante e vivace sede espositiva che con le sue grandi mostre e iniziative si è posto come motore propulsore di cultura internazionale, dimostrando che con essa è possibile creare valore.
I numeri parlano chiaro, oltre 170.000 visitatori per Bellezza Divina, l'ultima mostra recentemente conclusa dedicata alla riflessione sul rapporto arte e sacro attraverso le opere di importantissimi artisti italiani e stranieri e facente parte delle manifestazioni culturali organizzate in occasione del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale tenutosi a Firenze a novembre con la partecipazione di Papa Francesco. Una mostra che ben si lega alla cronaca e alle riflessioni contemporanee sulle religioni e forse proprio per questa sua contemporaneità ha ottenuto l'attenzione della stampa e della critica internazionale, ha attirato i tanti visitatori, tra cui circa 16.000 studenti delle 774 classi scolastiche di tutta Italia. A raccogliere il plauso è Arturo Galansino, dal marzo 2015 nuovo direttore della Fondazione Palazzo Strozzi, portatore di un pragmatismo anglosassone e idee giovani per valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano attraverso sinergie territoriali. Non solo mostre, ma concerti, installazioni ed iniziative che coinvolgano spettatori. Strada già tracciata da James Bradburn, che ha diretto la fondazione per 8 anni, legando il nome della sede fiorentina a quella delle più grandi fondazioni culturali internazionali. Il progetto culturale proposto è la ricerca sull'arte antica e spazio al contemporaneo, portando a Firenze i protagonisti del presente e l'apertura ai social media per un dialogo costante con la cittadinanza. Il vicinissimo domani è di altissima levatura. Dal 19 marzo la mostra Da Kandinsky a Pollock, la grande arte dei Guggenheim, che porta a Firenze 100 capolavori dell'arte europea ed americana tra gli anni 20 e 60 del Novecento, nel segno dei grandi collezionisti. La ricetta del successo è quindi portare eventi irripetibili, creando un vantaggio innegabile per tutta la città come proposta verso un turismo di qualità. È questo il principio fondante della Fondazione Palazzo Strozzi, che si basa su un modello di gestione con una governance autonoma e i finanziamenti dei 7 milioni di costi annui provenienti da partner privati, che sono tra i soci fondatori, e pubblici, come il Comune di Firenze, che la sostiene con la tassa di soggiorno, e la Regione Toscana, che ha sostituito la provincia di Firenze. Senza sfera di cristallo, ma guardando i conti pubblici italiani, che nel 2014 hanno dedicato alla cultura solo l'1,2% del PIL, il modello di governance che ad oggi funziona potrebbe in futuro scontrarsi con una sempre minor risorsa pubblica e puntare sempre più sul fundraising, su un marketing più creativo, su una proposta di offerte che facciano vivere il palazzo e quindi incrementare gli introiti oltre le mostre. Pino, Strozzi è una scommessa che possiamo dire vinta in questo momento, ma che ha una prospettiva importante di consolidamento. È un'esperienza pubblico-privato, io leggevo i soci, c'è il pubblico, il comune, la regione, il comune di Firenze, la regione, la Camera di Commercio, ci sono i privati, corporate, chiaramente attraverso poi Carlo Ceccarelli ce lo spiegherà meglio, la parte diciamo privata che entra all'interno della macchina operativa. È un'esperienza importante per la città e che margini, diciamo, tra virgolette, di crescita può avere? Ma ti contesto solo l'inizio, cioè nel senso, quando tu fai una scommessa come quella di Palazzo Strozzi non la vinci mai, cioè è una scommessa continua, nel senso che Palazzo Strozzi, il senso di Palazzo Strozzi, almeno quello che penso di aver capito da quando l'ho conosciuta, quindi nel 2002-2003, è proprio quella di una sfida continua, cioè un challenge, non può reggere Palazzo Strozzi apparentemente, non si può reggere soprattutto perché davanti teoricamente la concorrenza del Polo Museale Fiorentino, quindi delle grandi gallerie statali, poi era una sede abbastanza come dire periferica in qualche modo, quindi si trattava di fare qualcosa che a Firenze non c'era mai stato. E non è che puoi fermarti dai successi di una edizione, di un anno, di una stagione o anche di un quinquennio. Cioè, se tu sei Palazzo Strozzi devi innovare continuamente, devi ogni volta, ogni anno fare qualcosa. Cioè, che poi ti possa riuscire o non ti possa riuscire non è importante. Il problema è che per tenere un parterre de roi come quello dei partner di Palazzo Strozzi, la sfida deve essere, tu devi sempre stare a giocare. Non puoi fermarti, non puoi evidenziare su questo piatto l'ho vinto, quindi adesso mi fermo, lascio giocare gli altri al poker. È una partita a poker continua.
Ed è bello di Palazzo Strozzi perché i suoi player, i suoi competitor, sono tutte queste istituzioni europee che fanno la stessa cosa loro, cioè ci sono altre istituzioni in Europa private, semi-private, poi privato-pubbliche che ogni volta scommettono, e con quello volevo parlare anche col direttore di questa storia, che sono costrette a confrontarsi. Quello che mi piace, solo per concludere di questa storia, è che ricordo in questi anni tante, tante cose di Palazzo Strozzi ottime fatte, anche per esempio il successo dell'ultima mostra. Secondo me loro dovrebbero ringraziare anche le polemiche della scuola che non voleva portarci, perché è stata una manna per loro. Bisogna fare notizia. Sì, ma secondo me sì, perché purtroppo è questo il vero problema. Però è anche vero che una mostra come quella meritava una eco. Galanzino, la pellaccia del giornalista lui non la lascia a casa, io glielo dico. Quindi come tale bisogna che risponda. Poi io vado da Carlo Ceccarelli, perché vorrei capire anche dal suo punto di vista, tra virgolette, le osservazioni fatte da Pino Di Blasio, partendo dal presupposto che io sono stato ottimista, ma ve lo siete